assolutamente importante questa giornata universale, e io ho letto anche un attimo il programma che si pone qui l'UNICEF di Benevento, e lo trovo estremamente importante perché tratta delle tematiche di primaria importanza, innanzitutto i minori non accompagnati, immigrati, ma poi anche problematiche come il bullismo, il cyberbullismo, la violenza di genere, la tutela dell'ambiente, che sono problemi che interessano le generazioni dei giovani e rispetto ai quali noi adulti e noi istituzioni dobbiamo dare delle risposte. E quindi mi auguro anche un intervento da parte dei ragazzi che possano anche palesare quelle che sono le loro aspirazioni. Noi come prefettura, come lei sa, non più tardi di 20 giorni fa abbiamo avuto un convegno proprio sulla devianza minorile, sui problemi che affliggono le generazioni dei ragazzi, e l'abbiamo affrontato sotto vari aspetti, da quello della dispersione scolastica a quello della criminalità, la droga, quindi l'attenzione è massima, e quindi questa giornata rientra anche in un protocollo che noi abbiamo anche sottoscritto di recente con varie istituzioni, che stiamo per estendere ad altre istituzioni, e che appunto si propone di verificare, di andare incontro a queste problematiche di queste generazioni giovani. Per noi è addirittura una grande emozione oggi, 30 anni dall'approvazione della Convenzione internazionale da parte dell'Assemblea generale dell'ONU, sono per noi una responsabilità in più. Una giornata dedicata a dar voce ai ragazzi, sono i ragazzi che parlano e chiedono alle istituzioni, ovviamente avendo studiato il territorio e fatto mente locale sui problemi che maggiormente a loro risultano emergenti, e questo è importante. Dar voce ai ragazzi è un invito di New York, e quindi è una cosa che avverrà in tutto il mondo, una contemporanea bellissima, emozionante. Io ho incontrato tutti i rappresentanti delle nostre scuole territoriali in questi pomeriggi in sede UNICEF, e mi sono ritrovata davanti ai ragazzi che sanno molto bene quello che vogliono. Sono ragazzi in gambissima, sono ragazzi puliti, onesti, che si sentono in difficoltà innanzitutto per non essere ascoltati adeguatamente e quindi violando noi adulti l'articolo 12 della Convenzione, ma anche e soprattutto perché non vedono da parte delle istituzioni prendere decisioni che magari li confortino di più su un futuro che è veramente molto incerto per loro. Quindi questa è una giornata in cui loro hanno la parola e gli adulti sapranno poi che cosa fare in rapporto al proprio ruolo. Contemperare gli interessi è sempre la cosa più difficile, perché c'è bisogno di molto equilibrio, un po' di saggezza e un pizzico di attenzione. Dobbiamo cercare da un lato di garantire ai ragazzi il diritto al divertimento, allo stare insieme, all'incontrarsi. Questo diritto, tra virgolette, non deve confliggere però con l'altrettanto sacrosanto diritto al riposo e alla quiete, a cui tutte le altre persone che non partecipano attivamente alla movida richiedono. Noi abbiamo fatto delle riunioni in prefettura come comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica e dei tavoli tecnici in questura. Abbiamo stabilito anche d'intesa con il comune delle regole che il comune ha tradotto in ordinanze, indicando degli orari. Questo probabilmente è certamente
sufficiente, l'importante è riuscire a far rispettare ciò che è stato sancito e codificato nel corso di questi incontri istituzionali. Noi dobbiamo soltanto lavorare perché ciò accada. Noi come forze dell'ordine, la polizia municipale, tutti insieme dobbiamo cercare di dare una mano affinché, ripeto, gli interessi degli uni e degli altri siano contemperati e giustamente riconosciuti. Non è facile, ma non è assolutamente impossibile farlo. Noi lo stiamo dicendo con forza, bisogna far applicare l'accordo che c'è già. Non è che bisogna inventarsi nuove cose. Quindi noi diciamo con chiarezza ad ArcelorMittal che deve ritirare la revoca. Lei ha scelto di andare in tribunale, quelle cose lì non si risolvono in tribunale. Quindi da un certo punto di vista Mittal ha fatto un errore grave, ritiri quell'errore e da un certo punto di vista sì, c'è un accordo, si parta dall'accordo. Così il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, prima del convegno a Napoli, mezzogiorno scelta obbligata, parlando della questione ArcelorMittal. Leader della CGIL poi si è confrontato con i vertici regionali del sindacato e con i rappresentanti di Almaviva, Jabil e Whirlpool sulla grave crisi industriale e dei servizi. Il rilancio economico e sociale del mezzogiorno, afferma Landini, non è soltanto l'idea del riscatto locale e non può partire sicuramente dal reddito di cittadinanza. La nostra critica è sempre stato il collegamento un po' forzato che è stato fatto tra il reddito di cittadinanza e creare lavoro, perché noi continuiamo a pensare che non sono i centri per l'impiego che creano lavoro, il lavoro lo si crea se ripartono gli investimenti e da questo punto di vista credo che questo sia il nodo debole che va affrontato e in ogni caso va fatta una discussione di merito per capire esattamente i dati di come questo sistema ha funzionato. Liceo Classico Don Battista Pico e la succursale del Liceo Linguistico sono state le protagoniste oggi dell'ennesima tappa, la 14ª di 26 come in mare così in terra, lo spettacolo di teatro civico portato avanti dall'Ordine dei giornalisti della Campania, innanzitutto per non dimenticare, come dice l'hashtag che accompagna l'iniziativa, che serve a ricordare il tragico, drammatico sbarco del 5 novembre 2017, quando nel porto di Salerno, al 22esimo sbarco per accogliere i migranti, arrivarono anche 26 vittime, 26 ragazze tra i 16 e i 22 anni che morirono in uno di quei viaggi della speranza. Da quell'episodio di cronaca è nata la volontà ferma dell'Ordine dei giornalisti, attraverso la voce e le parole di 52 colleghi, di raccontare che cosa era successo, ma soprattutto per mandare un messaggio, quello di non abituarsi alla violenza, quello di promuovere la cultura dell'accoglienza, quello di raccogliere il dolore, di dare anche luogo ad una riflessione di cittadinanza con tutti gli alunni delle scuole che hanno partecipato, come giustamente ribadisce anche la vicepresidente della Commissione Pari Opportunità dell'Ordine dei giornalisti, Concita De Luca. L'obiettivo era quello di informare, far comprendere ai ragazzi che, partendo da un fatto di cronaca, quello del 5 novembre del 2017, lo sbarco dei corpi delle 26 ragazze morte a Salerno, possiamo fare qualcosa in più, possiamo lavorare su quella che è la cultura della tolleranza, dell'accoglienza, dell'inclusione. Oggi i ragazzi ci stanno dimostrando che hanno bisogno di sapere che hanno dei valori forti, che vogliono condividere con noi che rappresentiamo il mondo degli adulti, e 26 come mare così in terra diventa l'occasione di un confronto, di conoscenza, perché si continua a morire in mare, si continua a morire nel nostro straordinario mar Mediterraneo che dovrebbe unire i popoli. Per noi è naturale e consentaneo partecipare a dei progetti che mettano in luce anzitutto il percorso di cittadinanza e costituzione, perché vogliamo che in particolare le quinte diventino con il loro esame di Stato cittadini consapevoli. Questa consapevolezza è anche un aprirsi alla realtà, perché voi avete portato in luce un fenomeno che molti di loro ignoravano, soprattutto nella tematica del racconto che genera riflessione, perché molto spesso i media non riescono a raccontare, ad avvicinarsi effettivamente a queste realtà.
Sono esasperati i genitori degli alunni della scuola Andrea Doria di Fuorigrotta. Ieri ennesimo crollo all'interno del plesso scolastico, con calcinacci che hanno colpito alcune insegnanti e bambini costretti a fare lezione nei corridoi della scuola. Stamane il comitato dei genitori ha deciso di non mandare in aula i propri figli in attesa della verifica statica dell'edificio da parte dei vigili del fuoco. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno discusso a lungo con la dirigente scolastica per capire cosa sia realmente successo. Dall'esterno l'istituto presenta segni inequivocabili di infiltrazioni, ma da come raccontano le mamme, anche all'interno la struttura è fatiscente. Scuola sta continuando a dire che la scuola è in sicurezza, le classi sono in sicurezza. Il problema ce lo stiamo creando noi, perché ieri, di fronte ad un'ennesima caduta di calcinacci in classe e di infiltrazione di acqua che pioveva sulla cattedra, i bambini sono stati fatti spostare nei corridoi o spostare con i banchi. Io ritengo, insieme a tutte le altre mamme, a tutti gli altri papà, che non siano queste situazioni di sicurezza o comunque salubri. La scuola sono anni che in pratica si sta sgretolando. Già avevamo da vari anni la palestra interdetta. Ieri sono caduti l'intonaco praticamente in testa ad una maestra. I bambini sono stati spostati a studiare nel corridoio. L'unica cosa che noi chiediamo è che i nostri bambini studino in sicurezza. Non credevo che il non mandare il bambino a scuola potesse risolvere qualcosa, però al momento è l'unica protesta che potevamo fare noi mamme. Veramente non chiediamo chissà cosa, non chiediamo di sistemarci la refezione, ma ti chiediamo la sicurezza e non so, la dirigente o chi per lei ci metta la faccia. Che questa è la situazione, non ci sono soldi e quindi figli, se non vi sta bene teneteveli a casa. Se queste sono le soluzioni per risolvere i problemi, in questo caso delle scuole, io penso che ormai siamo arrivati alla torta praticamente. Perché invece di aiutarci a risolvere i problemi ci dicono solo tenete i figli a casa. Tirate le vostre deduzioni, tirate le somme, io sto semplicemente chiedendo, non voglio andare contro le restituzioni, contro la dirigente, sono un genitore e chiedo di poter portare tranquillamente mio figlio a scuola senza problemi. Dopo quanto accaduto la scorsa settimana in via Masoni, dove una bomba d'acqua causò l'apertura di una maxi voragine con lo sgombero di 52 famiglie, la pioggia di ieri pomeriggio ha provocato un'altra voragine, stavolta all'Arenella, nel cuore del Vomero. Poco dopo le 15 di ieri, infatti, a Vico Molo alle Due Porte, un grosso pezzo di strada è crollato, trascinandosi dietro una porzione di fognatura. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, protezione civile, tecnici di ABC, presidente della quinta municipalità Paolo De Luca e la neoassessore alla protezione civile Rosaria Galiero, oltre al presidente della Commissione Ambienti Marco Gaudini. Per motivi di sicurezza è stato subito disposto lo sgombero di 19 abitanti dello stabile, che affaccia direttamente sul punto dove la strada ha franato. Inoltre, sempre ieri, ghiaccio sull'asfalto e traffico in tilt in via Quagliariello nella zona ospedaliera. L'ultima grandinata non ha risparmiato una delle strade più frequentate del quartiere, che mette in collegamento l'area del Policlinico con quella dell'ospedale Monaldi. Problemi anche al Cardarelli, la corsia di accesso si è allagata con le ambulanze che hanno avuto difficoltà a raggiungere l'accesso del pronto soccorso. La Guardia di Finanza di Napoli, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica partenopea, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di 6 indagati, di cui 3 funzionari del Consiglio Nazionale delle Ricerche, un commercialista e 2 consulenti esterni coinvolti a vario titolo nell'esecuzione di false consulenze a danno del CNR. I reati contestati sono peculato, falso ideologico e materiale, nonché emissione di fatture per operazioni inesistenti. Inoltre, i militari hanno provveduto al sequestro preventivo per equivalente del profitto dei reati contestati per 2,3 milioni di euro nel periodo 2010-2016. Tutto, secondo gli investigatori della Guardia di Finanza e gli inquirenti della Procura, è stato reso possibile grazie a un collaudato gruppo criminale, dove il Deus ex machina era un funzionario del CNR, Massimiliano Di Bitetto, divenuto anche direttore generale del Consiglio e ritenuto promotore e regista dell'intera organizzazione, con la collaborazione degli altri indagati, in particolare Paolo D'Antonio
Anselmi e Simone Morganti, quali amministratori di società operanti nel settore delle consulenze ad imprese, Michele Cilli, tenutario delle scritture contabili delle società coinvolte nel disegno criminoso, nonché con l'intervento di altri soggetti prestanomi e partecipanti all'associazione. Grazie all'opera degli imprenditori coinvolti, infatti, sarebbero state utilizzate a rotazione oltre 20 società intestate a prestanome, in molti casi prive di strutture organizzative e di personale, create al solo scopo di beneficiare dei contratti relativi alle consulenze fittizie mai realizzate, affidate sia dall'Istituto per l'Ambiente Marino Costiero di Napoli che da altre strutture dello stesso Consiglio nazionale. Rischiano una multa da 3 milioni di euro e anche di finire in carcere due titolari di copisterie di Avellino. Le attività, in barba alle norme che tutelano il diritto d'autore, riproducevano numerosissimi testi universitari e non interamente. L'operazione dei militari della Guardia di Finanza di Avellino, che hanno denunciato i due soggetti, sequestrate complessivamente oltre 200 riproduzioni integrali di libri già pronte per la vendita, ma anche due fotocopiatrici, un PC ed un hard disk con oltre 28.000 opere libraie. La legge sul diritto d'autore consente la riproduzione delle opere esclusivamente per uso personale del cliente, previo pagamento di un compenso forfettario che ciascun punto di riproduzione deve corrispondere alla SIAE. In ogni caso è sempre vietato fotocopiare più del 15% dell'opera. All'interno delle copisterie controllate i libri venivano riprodotti integralmente e le copie ottenute venivano vendute ad un prezzo inferiore a quello del testo originale, recando così danno agli autori e alle librerie che commercializzano le opere originali. All'esito dell'attività i due titolari sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Avellino, rischiano la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 2.582 euro fino a 15.000 euro. Oltre alla sanzione penale è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che nel caso di specie ammontano complessivamente a 3 milioni di euro. 5 colpi di arma da fuoco esplosi contro una saracinesca di un bar in via Marco Nonio Balbo, a Nocera Inferiore in pieno centro. Sono stati pari alcuni genitori, mamme e papà, che accompagnavano i loro bambini nella vicina scuola a dare l'allarme. Diverse telefonate sarebbero giunte al commissariato di polizia nocerino, diretto dal vicequestore Luigi Amato. Sul posto sono giunte immediatamente le volanti. Gli agenti coadiuvati dalla polizia scientifica per i rilievi del caso, si tratterebbe di 5 colpi esplosi da una pistola calibro 7,65 contro la saracinesca dell'attività commerciale nell'orario di chiusura. Non si sarebbe accorto di nulla il titolare del bar, che solo dopo le segnalazioni dei passanti, resosi conto dell'accaduto, avrebbe chiesto l'intervento delle forze di polizia. Sono in corso indagini serrate da parte degli uomini del vicequestore Amato per individuare gli autori del gesto, chiaramente intimidatorio ed il movente. Un dato su tutti, la paura dei residenti della zona, che negli ultimi tempi hanno visto una recrudescenza dello spaccio di droga. 10 giorni fa era stata chiusa dalla magistratura un'altra attività ricreativa per
motivi di sicurezza. Anche in quel caso riemerse il pericolo di attività criminali riferite al mondo degli stupefacenti. Una parte della città, attenzionata dalle forze dell'ordine, sollecitate dai cittadini, tra i quali si è diffusa ormai la paura di uscire o passeggiare, ma anche di ritirarsi a casa in determinati orari per la presenza di soggetti poco raccomandabili che vi si aggirano. Tra queste la preoccupazione dei genitori, dei piccoli studenti, che hanno temuto per i loro figli che avrebbero potuto trovarsi al momento degli spari. Nessuno osa pensare a cosa sarebbe potuto accadere. Sono in corso le indagini sull'ultimo incidente sul lavoro accaduto questa mattina attorno alle 11.30, l'azienda di Boiano, la Bernardo Marmi, dove ha perso la vita un operaio, Michele Calabrese, 43 anni, del posto. Stava scaricando delle lastre di marmo con l'aiuto di un muletto quando è accaduto l'irreparabile. Una lastra si sarebbe staccata travolgendolo e schiacciandolo. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi allertati dagli altri colleghi. Gli operatori del 118 hanno tentato il possibile per rianimarlo già sul posto, ma sarebbe arrivato al Cardarelli con il cuore che ha cessato di battere durante il tragitto. Michele Calabrese non era sposato, abitava in una zona di periferia del centro matesino, ma qui a Boiano era molto conosciuto. Stanno ascoltando in queste ore le persone che hanno assistito all'incidente per ricostruire con esattezza quanto accaduto, perché quelle che circolano finora sono soltanto ipotesi. Si deve accertare dunque, dicevamo, la dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità, se c'è stato il rispetto della normativa che riguarda la sicurezza sul lavoro, se è accaduto un fatto accidentale, se era tutto prevedibile, ce lo diranno soltanto gli accertamenti dei carabinieri che sono tuttora in corso. Chi arbitra le partite? Questo che vogliamo sapere, perché a volte, ti dico, l'impressione mia è che a volte le partite o determinati episodi li decide il VAR, tant'è che in alcuni commenti c'è il VAR che dice per me era rigore. No, secondo me non deve, è l'arbitro che deve decidere le partite. E ti dirò di più, nelle designazioni, io so per certo che, tanto per fare dei nomi, Rocchi arbitra la partita. Orsato arbitra la partita, altri arbitri con meno esperienza sono più condizionati dal VAR. Allora può essere pure che un assistente VAR con esperienza decida lui la partita, come arbitrarla, e questo è sbagliato secondo me, perché altrimenti gli arbitri non crescono. Io voglio essere sicuro al 100% che è l'arbitro che è sul campo che decide le partite. Allora, se c'è un episodio controverso, il VAR non può dire per me era rigore. Sulle situazioni oggettive sì. Avete detto il fallo in attacco è sempre mano, allora non c'è bisogno che l'arbitro vada a rivedere. Ma se c'è un episodio controverso dentro l'area, una posizione così o così, non lo può decidere il VAR. Il VAR deve essere uno strumento di supporto della decisione dell'arbitro. Grazie. Allora, siamo d'accordo al 100%. Aggiungerei solo una considerazione su quello che è stato detto, che laddove il VAR dice la sua, o la dice perché, come hai giustamente detto, è una situazione oggettiva e quindi deve dirla direttamente all'arbitro, oppure la dice quando l'arbitro in campo gli dice tu come la pensi, come la vedi, cioè dopo una conseguente domanda dell'arbitro al VAR. Ed è capitato, per carità, anche nell'ultimo episodio che abbiamo visto del rosso, ma non l'ha detto prima che l'arbitro fosse davanti al monitor e avesse cominciato. Al netto di questo, che non voglio creare polemiche, la certezza che arbitra il campo l'arbitro dovete averla, non potete pensare che non sia così.
Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento elaborato da ilmeteo.it. Previsioni per giovedì 21 novembre. Un insidioso vortice perturbato si avvicina dalle Baleari al nostro paese, facendo peggiorare il tempo su numerose regioni con piogge. Ma ecco il dettaglio realizzato come sempre da ilmeteo.it. Al nord il tempo peggiora subito sulla Valle d'Aosta, sul Piemonte, sulla Liguria e sulla Lombardia, per poi interessare nel corso della giornata anche il Triveneto e l'Emilia-Romagna. La neve cadrà sulle Alpi sopra i 1100 metri di quota. Spostiamoci ora al centro, dove piogge e fenomeni temporaleschi interesseranno principalmente la Toscana, il Lazio e l'Umbria. Più soleggiato invece sulle regioni adriatiche. Sulla Sardegna avremo qualche pioggia, ma anche delle schiarite. Neve in Appennino dai 1400 metri. Raggiungiamo infine il sud, qui il tempo risulterà maggiormente stabile e soleggiato. Qualche precipitazione potrà tuttavia interessare la Sicilia meridionale nel corso della giornata. I venti soffieranno dai quadranti meridionali. Vediamo infine le temperature previste. Di notte i valori toccheranno punte minime di 4 gradi e non supereranno i 14 gradi su tutta l'Italia. Durante il giorno attendiamo invece fino a 14 gradi al nord, fino a 17 al centro e sulle regioni meridionali.